Signore, pregando insieme nella novena di San Antonio in questi giorni, quando guardiamo il nostro Signore presente attraverso l'esempio della vita di San Antonio, affidiamo tutte le nostre intenzioni, in modo speciale oggi vogliamo pregare per Paolo, nel primo anniversario della sua morte. All'inizio di questi santi riti riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio di potere e a tutto te, con molto peccato e disegno e l'opera e la Gesù, e mi ricordo mai e accogliati di servizio di forza, e subito la grazia e la vita di anni di tutto te, di pregare nel Signore di mio corso. Dio impotente, abbia misericordia di noi per noi i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo davanti a Dio. Noi che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale anche ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova alleanza, non della lettera, ma dello Spirito, perché la lettera uccide e lo Spirito invece dà vita. Se il ministero della morte ucciso di lettere e su pietre fu avvolto di gloria al punto che i figli di Israele non potevano fissare il volto di Mosè a causa dello splendore effimero del suo volto, quanto più sarà glorioso il ministero del suo spirito. Se già il ministero del che porta la condanna fu gloriosa, molto più abbonda di gloria il ministero che porta la giustizia. Anzi, ciò che fu glorioso sotto quell'aspetto non lo è più, a causa di questa gloria incomparabile. Se dunque ciò che era effimero fu glorioso, molto più lo sarà ciò che è duraturo. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Tu sei santo, Signore nostro Dio. Esaltate il Signore nostro Dio, prostatevi allo sgabello dei suoi piedi, egli è santo. Tu sei santo, Signore nostro Dio. Mosè e Aronno tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocavano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva. Tu sei santo, Signore nostro Dio. Parlava loro da una colonna di nubi, custodivano i suoi insegnamenti e il precetto che aveva loro dato. Tu sei santo, Signore nostro Dio, tu li esaudivi, eri per loro un Dio che perdona, pur castigando i loro peccati. Tu sei santo, Signore. Esaltate il Signore nostro Dio, prostatevi davanti alla sua santa montagna, perché santo è il Signore nostro Dio. Tu sei santo. Ad abolire, ma a dare pieno compimento.
In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota, un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nella legge. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nella regno dei cieli. Parola del Signore. Io, Isabella Capano, qui. Credo che il suo simbolo delle verità sia molto più grande del simbolo della fede. Vero è che il suo Dio, amato e potente, creato del cielo e della terra, di tutte le vostre insidie. Thank you.
O Dio, quale perfezione della santità, tu chiami l'atto dello Spirito alla potenza della vita in Cristo e alla perfezione della carità. Guarda benigno i tuoi fedeli che ricevono devotamente questi vesti sacri, lode e gloria del tuo nome in onore di San Antonio e della Maria Annunziata. Fa che diventino sempre più conformi all'immagine del tuo Figlio, perché al termine della vita con quale della, con l'aiuto della Vergine Maria possono entrare nella gloria del tuo Dio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gesù stesso dice: non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio entrerà nel regno dei cieli. Nel nome della Santa Obbedienza ricevi questo mantello, simbolo dell'obbedienza, segno di vero amore verso Dio e del prossimo. La concretezza dell'obbedienza che ci porta a offrire la vita è ciò che muove il cuore del Padre e lo obbliga ad intervenire con la sua potenza. Amen. Ricevi questo abito. Ricevete quest'abito con il quale siete ammesse a far parte della confraternita di San Antonio e Maria Annunziata. Ti aiuti la Vergine Maria a investirvi interiormente di Cristo, che ci ha redenti nel suo sangue per rendere gloria a Dio, testimoniare la fede nel mistero dell'Eucaristia e cooperare nella Chiesa al bene dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sia ben accettata al tuo nome, Signore,
e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Unite i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, il Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e ha fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato a Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio ospite peregrino in mezzo a noi per redimerci dal peccato della morte, e hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il prezzo della tua. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, dice Yeah.
concedi a quanti ne ci verranno con fede di ottenere per intercessione di San Antonio, soccorritore dei poveri, di essere sempre fortificati del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Amen. E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita. Andate in pace. Buonasera. Morte e vita lo può perdere, o Sant'Antonio, spera in me. Facciamo insieme, via. Se non basta per tutti, facciamo.